Ciao a tutti e Zugu, benvenuti in un nuovo video velocissimo dedicato a delle notizie molto succulente che avrete già letto dal titolo e che ora andiamo a sviscerare insieme. Perché sì, è tutto vero, Spider-Man, come anche qualche altro personaggio, sta arrivando su Disney Plus. Ma prima vi ricordo Instagram, Twitter e TikTok sotto il tasto del mi piace insieme a Twitch dove siamo live tutti i giorni. Ma ora popcorn alla mano e prepariamoci alla notiziona del giorno. Intanto vi ricordo che dal 29 giugno tutte le serie TV Marvel Netflix appartenenti all'universo dei Defenders arriveranno finalmente su Disney Plus. Ma questa non è l'unica notizia relativa al servizio streaming di Topolino. Infatti, nella giornata di oggi, le varie pagine social di Disney Plus hanno rivelato l'arrivo sulla piattaforma dal 17 giugno di tutti questi film che vedete a schermo e sono tantissimi. Ora parliamo bene del funzionamento di ciò anche con i vari diritti di distribuzione, ma intanto smorzo subito il vostro entusiasmo dicendovi che in Italia per ora sono confermati solo Venom 1 e Spider-Man Un Nuovo Universo. Ma non vi preoccupate perché presto o tardi anche da noi arriveranno gli altri, infatti sappiate che non siamo gli unici ad averne solo una parte. Considerate che negli Stati Uniti nemmeno ne hanno uno. Il Regno Unito ha Spider-Man, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 1 e The Amazing Spider-Man 2 con anche Spider-Man Homecoming, mentre invece il Giappone è per ora l'unica nazione ad avere tutti quelli nominati in precedenza con anche l'aggiunta di Far From Home, Spider-Man 3 di Sam Raimi e l'incredibile Hulk. Ora poi non sappiamo bene quando questi film diventeranno disponibili in tutte le nazioni di Disney Plus, ma come vedete, escluso l'incredibile Hulk che in verità era già disponibile dallo scorso anno in Spagna, tutti gli altri film appartengono all'universo di Spider-Man, indicandoci quindi che si è finalmente iniziato ad attivare l'accordo stretto da Sony con Disney. Infatti l'anno scorso si cominciò a parlare del fatto che i film di Sony di Spidey sarebbero arrivati su Disney Plus, senza però specifiche info. Ma ecco che ora cominciamo a vederne i frutti. Tuttavia però notiamo la mancanza degli ultimi Venom 2 e Spider-Man No Way Home, che potrebbero essere annunciati successivamente, anche se credo che prima di Disney Plus questi film arrivino su Netflix. Nonostante comunque dettagli riguardo questi accordi non vengano mai divulgati nella loro interezza, quindi è difficile fare delle previsioni effettivamente precise. Quel che sappiamo è che, teoricamente, tutti i film Sony usciti dal 2022 in poi, quindi esclusi Spider-Man No Way Home e Venom, però tutti quelli dal 2022 in poi, come ad esempio Uncharted o il mitico Morbius, saranno disponibili per 18 mesi su Netflix e poi dovrebbero arrivare su Disney+. In ogni caso però, anche qui questi piccoli dettagli riguardano gli accordi americani, che all'estero, come anche da noi in Italia, potrebbero cambiare, dato che ogni nazione ha accordi di distribuzione diversi. Considerate ad esempio non solo il fattore Hulk, che è disponibile già da un anno in Spagna e tra poco arriverà, ma solo in Giappone, tra l'altro si parla solo dell'incredibile Hulk e non anche di Hulk. Ma pensate anche al fatto che in Giappone, mi ha stupito moltissimo questa cosa, ma in Giappone fino ad oggi non c'era Iron Man 1, perché a quanto sembra i suoi diritti giapponesi, che venivano gestiti da Paramount, funzionavano in modo diverso rispetto alle altre nazioni. Ed infatti arriverà solo questo venerdì con tutto il resto. Insomma, tutto questo per dirvi che i diritti di distribuzione sono un casino enorme e non sappiamo bene quando le cose si possono andare a realizzare. Tuttavia, per la prima volta vedremo i film di Spider-Man su Disney+, quindi qualcosa di molto grosso sta iniziando a muoversi per farci poi in un futuro avere tutto l'universo Marvel sulla stessa piattaforma. Voi fatemi sapere se siete felici della notizia, iscrivetevi sotto il tasto del mi piace, condividete il video con i vostri amici amanti della Marvel, vi aspetto tutti i giorni stream su Twitch insieme a tutti gli altri social, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatusci!